E tu? Che lavoro fai? Maurizio, tu lavori nella sede Iacobacci di Milano. Di cosa ti occupi esattamente? Buongiorno, sì, lavoro presso la sede di Milano Iacobacci e mi occupo del ramo brevettuale inerente alla parte del design che mira ad ottenere la protezione sulla forma estetica del prodotto. In aggiunta io mi occupo anche della parte relativa al diritto d'autore in Italia e del copyright estero, e invece queste attività mirano a proteggere e dare la paternità dell'opera all'autore. Ah, sembra interessante. Come è cambiato il tuo lavoro negli anni? È cambiato in maniera importante. Sono entrato in un'azienda che non conoscevo, il mondo della proprietà intellettuale, e mi sono formato all'interno affiancandomi a colleghi professionisti e acquisendo col tempo via via tutte le conoscenze che mi hanno reso sempre più autonomo e a supporto di colleghi professionisti. Se tu dovessi dire in parole semplici quali sono le tre cose che meglio caratterizzano il tuo lavoro? La voglia di imparare, che è un mestiere che ti consente in ogni momento di poter imparare qualcosa di nuovo, e anche la precisione nel gestire il tuo lavoro e soprattutto l'affidabilità. Il professionista, il collega deve saper di poter contare sul tuo supporto e sulla tua competenza nella materia. Hai iniziato dicendo che ti piace imparare, che è sempre una cosa importante e utile. Ti piace anche insegnare? Sì, assolutamente. Penso che nel mio caso sia una cosa che venga anche naturale, dovuto al fatto che mi piace assolutamente il lavoro che faccio, per cui mi diventa anche più semplice riuscire a trasmetterlo alla persona con cui sto lavorando e che sta approcciando questo nuovo lavoro, e quindi diventa anche un piacere riuscire a trasmettere le informazioni, le mie conoscenze a un'altra persona e vedere che riesce ad acquisire, ad applicarle sul lavoro. Bene. E quali sono a tuo avviso i punti di forza di Iacobacci? La possibilità di crescere nella propria mansione e anche la valorizzazione dei giovani. Vedo che il personale è molto giovane, quindi anche questo punto è molto a favore della società. Bene, grazie. E in ultimo a questo punto, per conoscerti ancora un po' meglio, quali sono i tuoi hobby o le tue passioni? I miei hobby e le mie passioni sono fare sport, anche prima di venire al lavoro, perché riuscire a ricaricarsi prima di una giornata lavorativa ti consente di affrontare il lavoro nella maniera più sana possibile, ecco. Grazie.